Ragazze, allora scusate per la luce che fa un po' schifo, ma ovviamente video in notturna. E il video di oggi sarà sui prodotti terminati di agosto, settembre, luglio, non mi ricordo più quando avevo fatto quello vecchio, quindi insomma è il video dei terminati degli ultimi mesi. Allora, c'è un bel po' di cosine. Comincio subito da questo scrub viso, ce n'è ancora un pochino e la scritta si è ormai cancellata perché normalmente io lo faccio sotto la doccia, quindi poverino il contenitore si è un po' rovinato. Comunque era uno scrub viso, idratazione intensiva con acquafruit e microgranuli di jojoba e bambù ed è della linea acquafruit della Naturs. Ora non vedrete niente perché si è cancellato, eccolo qua. Sentite i rumori inquietanti di sottofondo, non vi preoccupate, è il gatto che mangia i croccantini, proprio così, delicatamente. Dunque, questo qui è della Naturs, e dermatologicamente testato, ovviamente, senza parabeni, senza schifezze, ed è un gel con dei granulini. Dunque, cosa ne penso? Di base è uno scrub che mi è piaciuto, ma ha il problema che il gel... una volta messo sul viso leggermente inumidito tende a sparire quasi subito e quindi vi rimane i granulini senza un... c'è il gatto? Sì, i granulini senza la base cremosa che ti serve per massaggiarlo. Quindi secondo me è l'idratazione intensiva, ma insomma io adoro il gel detergente di questa linea. Lo scrub sì, è buono, c'ha un buon profumo, però ecco, il gel di fondo tende a svanire subito, quindi non si riesce a fare uno scrub prolungato. Però insomma sì, è buono, però per quanto costa forse non lo riprenderei. Mi pare che costa intorno agli 11 euro, sono 50 ml, ci ho fatto circa 25 scrub, però ecco... c'è di meglio, si può migliorare. Quindi questo qui, sì, quasi finito, ce ne ho ancora, ecco, per un paio di volte, però non mi ha fatto impazzire. Dopodiché ci sono un po' di cose di make up. Allora, finiamo invece con la cosmetica. Poi un'altra cosa che ho finito, comunque me ne manca pochissimo, ce l'ho qui per un altro shampoo, è questo shampoo qui della Yves Rocher. Ecco qua. Adesso beve anche. Vabbè, della linea I Love My Planet, quindi è uno shampoo biodegradabile, è uno shampoo lucentezza e loro dicono che va bene per tutti i tipi di capelli. Ecco, io l'ho finito, erano 300 ml, per tutti i tipi di capelli secondo me no, perché non è uno shampoo bio, quindi diciamo gli SLS ci sono, quindi secondo me è un po' aggressivo, soprattutto per capelli fini come i miei, è un pochino troppo aggressivo, quindi ecco, non lo consiglierei per tutti i giorni, a meno che uno non abbia dei capelli o comunque un cuoio capelluto molto grasso, allora in quel caso va bene perché pulisce in profondità. Quindi sì, è biodegradabile, quindi è ecologico, però non è bio, cioè non ha estratti di tipo biologico, l'inci non è verdissimo, è senza parabeni e senza siliconi, però, però secondo me è un pochino troppo aggressivo. Il profumo è buono, è limonoso, quindi molto, sì, è molto aspro. Vi dico, secondo me è uno shampoo adatto più che altro per una cute maschile più che femminile. Perché normalmente i ragazzi hanno i capelli un po' più grassi, hanno comunque il cuoio capelluto un po' più grasso, quindi lo vedo un pochino più adatto per i maschi che per le femmine. Però ecco, se una ragazza ha una cute molto molto grassa, allora sì, potrebbe funzionargli bene. Io lo uso sempre diluito, però ecco, secondo me è un pochino troppo aggressivo. Il prezzo non lo ricordo, lo potete trovare nei video acquisti brochure di qualche mese fa. Qualche mese, sì, ormai saranno 3 mesi forse che l'ho preso. Ho usato anche altri shampoo nel mentre, però ecco, ne mancava pochino, lo finirò e va bene così. Però ecco, di sicuro non penso che lo riprenderò.
poi finiamo con i prodotti capelli. Ho finito questo qui, questo è proprio finito. Era lo shampoo, lo Splendor, penso che ormai lo conosciate tutti. Questo qui al cocco. È un balsamo molto liquidino, cioè non è corposo, non è una maschera, diciamo, è proprio un balsamo leggerissimo. L'odore è di cocco e a me non fa impazzire per niente, ma perché non sono una fan del cocco, però a chi piace l'odore coccoso penso che gli possa piacere. Qua dice che è addolcente per capelli lunghi e ribelli. Io non ho né capelli lunghi né ribelli, quindi insomma per me non era un granché. L'ho usato più che altro per fare il co-wash, perché è un balsamo che costa pochissimo ed è senza siliconi, quindi è ideale per fare il co-wash. Per chi non sapesse cos'è, è il lavarsi con zucchero bianco, zucchero di canna e l'aggiunta di un bel po' di balsamo senza siliconi, si massaggia sui capelli e sulla cute, e diciamo la parte grassa del contenuta nel balsamo va a pulire il capello. Pulisce molto bene il co-wash, è solamente una rottura farlo, perché comunque metti di là in pappetta lo zucchero, il balsamo, metti in terra. Una cosa troppo lunga e tediosa per me, che vado un po' più di corsa, quindi magari ecco. E inoltre normalmente io ho i capelli liscissimi, proprio che non sembra, perché però di base loro sono liscissimi, e quindi tende ad appesantirmeli, tende a lisciarli un po' troppo. Quindi vabbè, insomma, l'ho finito, è buono. Però ecco, a me non credo di riprenderlo, ma perché non sono una fan dei balsami. Quindi va bene così. Però è buono, costa un euro e qualcosa. Quindi insomma, per chi cerca... Oddio, scusate. Per chi cerca un balsamo senza siliconi, che faccia il suo sporco lavoro, va più che bene. Allora, poi passiamo a invece altri prodottini, che sono un po' più invece truccosetti. Allora, uno è un balsamo per le labbra della Kiko. Adesso questo è specchiato, non si vedrà niente. Vabbè, fidatevi, è il balsamo quello da mettere la sera, il night balm della Kiko. Non so neanche se lo fanno più. Era così un contenitorino, forse ce l'ho lasciato poco poco per farvelo vedere, forse no. Comunque è un me lo posso dire? È una mezza schifezzuola, è una cremina piena di paraffina e di schifezze, che di idratante c'ha ben poco. Io l'avevo preso più che altro perché, ma così, per provarlo, era carina la confezione, sai quando stai là e alla cassa e la tipa ti vuole per forza ammollare qualcosa che sta lì, vabbè, fa il suo lavoro, poverina. E qua dice trattamento labbra nutriente, sì, lì per lì ti dà l'idea di essere nutriente, ma è piena di paraffina, quindi alla fine te le secca e basta. Erano 6,5 ml, costava 5-6 euro, quindi insomma non è sto grande acquisto, quindi sicuramente non lo rifarò, e non so neanche se lo facciano ancora, quindi vabbè, insomma, l'avevo voluto provare, è carina scatolina. Fine del discorso. Poi ho terminato questo eyeliner, che è della Bottega Verde. Questo qui era il numero, c'è lo schifo qua sotto, niente, non si vede più il numero, non lo so. Comunque penso che di questi eyeliner, di questi verde acqua, non è che ce ne siano molti. Vabbè, il pennellino ormai è distrutto, poveretto. Era un eyeliner tranquillissimo verde acqua, il colore molto molto bello, che non credo di potervi far vedere perché... Ah no, forse è proprio una rimanenza. Vabbè, contate che è strasecco, strafinito. Era un bellissimo eyeliner verde acqua. Mi è piaciuto, non è waterproof, quindi levarlo non è una maledizione. Il colore era molto carino, il pennellino fa un po' schifetto. Vabbè, adesso fa proprio pietà, perché comunque è strausato. Però anche all'inizio non è che fosse una cosa meravigliosa. Infatti spesso usavo un altro pennellino per metterlo. Comunque molto carino il colore, però niente, è finito, poverino. Non lo so se lo fanno ancora, ma forse sì. Dice professional eyeliner professionale. Vabbè, made in Italy. E niente, era carino, non ricordo assolutamente né prezzo né niente, ma perché mi sa che l'avevo preso pure con qualche promozione, quindi non vi so dire. Ah no, però
cioè non è waterproof, però vedete, comunque una volta seccato dura parecchio, quindi non è che se ne va in giro. Poi un'altra eyeliner. Partiamo dal concetto che a me gli eyeliner piacciono tantissimo, quindi li uso praticamente tutti i giorni. Non amo quello nero, quindi il classico nero eyeliner, no, non mi piace, mi piacciono quelli colorati. E quindi avevo provato questo qui che era il Metal Glam della Essence ed era il numero 2 on the go, che era un bel, oppure questo è il pennellino ormai, poveraccio, ah no, qua ancora un minimo c'è, ma insomma sugli occhi non scrive più, era un colore così, era un bel bluette, quando ce n'era era ancora più carico, era ancora più bello, ora ormai è finito, anche qua il pennellino si è distrutto perché vabbè a forza di usarlo poveraccio pure lui ha ceduto, era un pennellino così lungo. Sì, l'applicazione era piuttosto facile, almeno secondo me non era male il pennellino, bello il colore, questo mi è piaciuto molto, quindi penso che forse lo riprenderò. L'inci fa schifo. Questo è per un effetto metallico, sì, no, ovviamente come gran parte dei prodotti Essence, ce ne sono alcuni prodotti con un inci abbastanza buono, ce ne sono alcuni addirittura con un inci quasi verde. Questo qui mi pare proprio di no, ora non me lo ricordo perché qui non c'è. Però se ecco, cercate un eyeliner colorato, simpatico da mettere ogni tanto e vi piacciono gli eyeliner quelli col pennellino classico, secondo me questo è molto carino. Il prezzo ovviamente non lo ricordo, però costava comunque poco come tutti i prodotti Essence. E per finire, un altro prodotto, sempre Essence, che ho finito, è stato questo qui, che era un mascara colorato. Anche questo io non so se lo facciano ancora. Comunque questo qua era un Eye Color Booster Volume Mascara, ed era lo 04, il Beauty Queen. Stasera non riesco a parlare. Ed è quello grigio. Avevo pure quello turchese, pure quello lì è finito. E mentre quello turchese un minimo di colore lo dava, questo grigio in realtà non... Vabbè, adesso... No, questo è proprio sì, così, 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 finito. No, non riesco proprio a farvelo vedere. Comunque, era un eyeliner grigio, che in realtà ha messo su, che sia grigio sia nero, cambiava molto poco. Forse è il colore che non è azzeccatissimo. Ecco, quelli colorati, quelli blu, celesti, magari si vedono un pochino di più. Quindi no, questo qua sicuramente non lo ricomprerò, ma perché non si vede, sembra un nero un po' sbiadito. Lo scovolino non era neanche troppo male perché, vedete? Con l'altro scovolino di quello celeste l'ho lavato e lo uso per pettinare le sopracciglia o per mettere dei mascara che hanno dei scovolini che non mi piacciono. E devo dire che lo scovolino è carino. Però ecco, non lo riprenderei in questo colore. Magari sì, potrei riprendere quello turchese, ma insomma niente di che, tanto per giocare. E non ho idea se questi mascara colorati li facciano ancora o no. Della serie non sai niente, lascia perdere. No, vabbè. E niente, questi erano i miei prodotti finiti? Sì, questi erano i miei prodotti finiti di questo periodo. Ho anche qualche altro prodotto che sta lì per terminare, come un contorno occhi dell'Yves Rocher. Quindi, insomma, le cose che vi faccio vedere che compro, poi piano piano ve le farò vedere, ve le farò vedere vuote, perché mi piace farvi vedere poi vedere che le usate, sapervi dire insomma che cosa ne penso. E niente, qua c'è Greta. Greta? C'è un po' di mania di protagonismo, eh? Sì, c'è le manie di protagonismo lei è buonissima. Lei è un'amicetta. È stata abbandonata quest'estate, suppongo, perché è arrivata così. È arrivata ed era abituatissima a stare a casa. Comunque, non me ne frega niente del gatto. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!